Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di telefonia mobile, o meglio di operatori di telefonia mobile, perché la guerra contro Iliad è diventata veramente agguerrita. Praticamente tutti gli altri operatori stanno facendo una guerra di promozioni verso Iliad, personalizzando addirittura le loro offerte se arriviamo appunto dall'operatore Iliad. Guardiamo un attimo ragazzi queste offerte che sono veramente pazzesche. Se arriviamo da Iliad a tanti potrebbero interessare. Il primo operatore che andiamo a guardare è Kena, che ragazzi vi offre a 5,99€ 70 giga, minuti illimitati, SMS illimitati, la rete 4G fino a 30 megabit per secondo, quindi non la massima velocità, però stiamo parlando di 5,99€. E addirittura nessun costo della SIM e attivazione e spedizione gratuita della SIM. E questo ragazzi, se arriviamo da Iliad, Poste Mobili, Coop Mobile, Tiscali, Fastweb Mobile, da questi operatori ragazzi il prezzo è questo, 5,99€, pazzesco. Mentre per i clienti O, non so come mai, però questi sono trattati in maniera diversa, anche se diciamo è un operatore virtuale, il costo è di 8,99€, 50 giga, minuti SMS illimitati, rete 4G fino a 30 megabit per secondo, e anche qua nessun costo della SIM, attivazione e spedizione gratuita della SIM. Cioè, pazzesco anche qua, anche se non capisco differenziare l'operatore virtuale O da tutti gli altri, però qua abbiamo un costo maggiore e meno giga, poi per il resto è tutto uguale, paghiamo 3 euro in circa più al mese rispetto alla versione per gli altri operatori virtuali, che è di 5,99€ e con 70 giga. Qua invece abbiamo 8,99€ e 50 giga, quindi costa di più e abbiamo meno giga. Poi c'è l'ultima offerta, che è quella per tutti, che da qualsiasi operatore non virtuale si arrivi, abbiamo 13,99€, 70 giga, e poi tutto il resto uguale, rete 4G fino a 30 megabit per secondo, attivazione e spedizione della SIM gratuito e via dicendo. E questa è la prima offerta, che è veramente probabilmente la migliore in questo momento in assoluto, se si arriva da Iliad o uno di quegli altri operatori che vi ho detto, cioè Coop Mobile, Tiscali o Fastweb Mobile. La migliore, perché non tanto per il prezzo finale, perché lo stesso prezzo ce lo offre anche O. Se andiamo a guardare O Mobile, ci offre, se arriviamo, vedete, da Iliad, Fastweb, Poste Mobili, Coop e altri, cioè che poi sono Tiscali e vi dicendo, non vi sto neanche a elencare tutti, da questi operatori cosa abbiamo? Abbiamo 5,99€, quindi lo stesso prezzo che fa Kena verso Iliad e vi dicendo, 70 giga anche qua bloccati a 30 megabit per secondo, cioè la stessa offerta che fa Kena, uguale, identica. Però qua ragazzi abbiamo la SIM che ci costa come attivazione 3,99€, mentre con Kena è totalmente gratuito. Però qua diciamo, qua abbiamo la copertura Vodafone, mentre con Kena abbiamo la copertura TIM, quindi in base anche alla posizione geografica dove ci troviamo dobbiamo vedere se siamo coperti meglio da Vodafone o da TIM. Quindi visto che il prezzo è uguale e l'offerta è uguale, c'è solo la differenza nel costo di attivazione, però vabbè, se Vodafone, quindi O, prende meglio in un determinato posto, è inutile stare a speculare 3,99€ rispetto magari a Kena, cioè TIM, che magari dove siamo noi non prende, e viceversa ovviamente. Quindi la scelta secondo me va fatta in base a quello, a qual è il miglior operatore a livello di ricezione nella posizione geografica dove ci troviamo. E anche qua c'è l'altra offerta, 8,99€, che ve la ricordate, quella di Kena? Ok, 8,99€ per chi arrivava da O. E qua allora cosa fa O? Fa 8,99€ perché arriva da Kena. Bravi! Cioè, veramente, cioè, qua ci sono tutti dei geni che studiano queste cose pazzesche, ragazzi. E quindi abbiamo 8,99€, 4 giga, 30 megabit per secondo, quindi la stessa offerta che ci fa Kena verso O, vedete? Però anche qua c'è la differenza del costo di attivazione, perché vedete che il costo di attivazione è di 9,99€ della SIM. È vero che si paga una volta e non si paga più, quindi anche qua ragazzi è sempre un discorso di valutazione in base alla copertura. E poi ci abbiamo diciamo quello che vale per tutti gli altri, quindi per quelli che non sono operatori virtuali per intenderci, abbiamo 12,99€ con il costo di attivazione di 9,99€, 50 giga minuti
illimitati, SMS, bloccata a 30 megabit per secondo la velocità del 4G, come è per Kena. La differenza verso l'offerta di Kena, che era verso tutti, era di 13,99, però da 70 giga, e la SIM è gratuita. Qua invece abbiamo 50 giga, un euro in meno perché abbiamo 12,99 euro, però abbiamo 50 giga e però abbiamo il costo di attivazione, però anche qua diciamo che comunque risparmiamo un euro, abbiamo un po' meno giga, là spendiamo un euro in più, abbiamo un po' più di giga. Qua abbiamo il costo di attivazione della SIM, però anche qua è il discorso che l'offerta O è Vodafone, l'offerta Kena è TIM, quindi potrebbero essere equiparate le due offerte e si sceglie solo in base a quella che funziona meglio nella zona in cui abitiamo o ci troviamo normalmente. Quindi avete visto che lotta pazzesca che c'è verso Ilia, dove ha praticamente delle offerte quasi personalizzate. Sì, è vero che racchiude anche altri operatori, però l'offerta è proprio mirata praticamente a Ilia ed è veramente un'offerta paura. Se poi invece andiamo a vedere l'offerta di Ilia, da questo punto abbiamo 7,99 euro al mese, 50 giga, 9,99 euro di SIM. Quindi a questo punto vedete che allora, se uno ha un qualsiasi operatore non virtuale, Iliad è ancora il più conveniente, perché se arriviamo da un qualsiasi operatore non virtuale pagheremo 7,99 euro a livello di vantaggio economico. Però se arriviamo da operatori virtuali, ragazzi, qua parte una guerra pazzesca. Il migliore in assoluto a guardare proprio il dettaglio è Kena, perché comunque veramente ci fa risparmiare sul costo di attivazione, sul costo della SIM, anche se quello si paga una volta e non si paga più, quindi ve l'ho detto prima, diventa relativo, l'importante è avere la copertura dove abitiamo, perché se risparmiamo i 3 euro o i 9 euro in base a quello che andiamo a attivare, poi dopo non abbiamo la copertura, è stato un risparmio praticamente inutile. Perché poi per il resto si equivalgono le offerte ed è veramente pazzesco come sia una lotta, praticamente è come se facessero dei copia e incolla delle offerte, cambiano solo i colori, il disegno, il logo, il tipo di scrittura e cacchio l'offerta è quella, cioè veramente allucinanti. Però c'è da ringraziare Iliad, perché se questa rivoluzione a livello mobile c'è stata per Iliad. Iliad ha veramente scombussolato il mondo della telefonia qua in Italia, perlomeno, e ha portato veramente queste offerte pazzesche, perché comunque sono offerte pazzesche rispetto a quello che eravamo abituati fino a un paio d'anni fa. Quindi non possiamo che dire grazie a Iliad, che ha portato veramente queste offerte. Quindi ci tenevo a farvele vedere, perché magari tanti di voi non stanno sul pezzo, quindi hanno già la loro offerta, poi non hanno tempo di stare a guardare in continuazione cosa offre uno, cosa offre l'altro. Ma vi ho fatto vedere come, se avete qualche operatore virtuale, avete queste offerte a cui abbonarvi, e sicuramente sono vantaggiose, perché il prezzo di 5,99 euro con 70 giga è veramente allucinante. C'è una cosa che fino a un paio d'anni fa ti davano 3 giga, 5 se pagavi una salassata tipo 30 euro, allora ti davano 5 giga, adesso addirittura con 5,99 euro te ne danno 70, cioè allucinante. Comunque anche l'offerta da chi arriva da Kena è buona, perché comunque 50 giga, 8,99 euro, se uno vuole passare a O, perché magari Kena in questo momento dove si trova a livello di posizione geografica non lo soddisfa come copertura, o viceversa. Cioè, quindi ragazzi, ci tenevo veramente a farvi vedere queste offerte, perché questo è davvero un modo per risparmiare, ragazzi, perché in un anno comunque si risparmiano tanti soldi senza praticamente fare niente. Cioè, ci si trova lì magari un risparmio di 50 euro, di 60 euro, di 70 euro in base alle offerte che uno aveva o meno. Comunque ci si trova magari un bel risparmietto senza avere fatto praticamente niente, solo il passaggio di operatore. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale le offerte di Kena, di O verso Iliad, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una novità, una recensione, un test, un volo. Ciao.